trovati un bravo ragazzo. Hai proprio una strana casa, Mercoledì. Le piace? È così graziosa e malinconica. Mercoledì, tieni, te l'ho aggiustata. Pasli è così gentile. Aggiustata? Ma questa bambola è senza testa. È Maria Antonietta. La nonna ci ha spiegato la rivoluzione francese e Pasli gli ha tagliato la testa. Pare che a Paolo Corleoni il nero faccia venire in mente... Non lo dire. Cosa? Non lo posso dire? La prima risposta non lo dire. L'orsacchiotto in cui dorme tutte le sere, che è un orsacchiotto bruno, insomma. Ah, vabbè. Questo dice che gli viene in mente... Mentre Chiara dorme con un orsacchiotto bianco. Che si chiama Vicienzo. Vincenzo detto Vicienzo, ma abbiamo cominciato evocando in maniera assolutamente ignorante la cultura d'arte. Adesso ce la spiega invece un cultore della materia, Mauro Petrarca. Ciao Mauro. Ciao. Ciao Mauro, buongiorno. Dunque, dicevamo che è un regalo di Melog la tua presenza. Di Gianluca Nicoletti. Perché tu sei un grande fan di Gianluca Nicoletti, spesso e volentieri, per quanto ci riguarda, vieni qui negli studi romani di Radio 24 con dei dolci irresistibili. Sì, spesso chiaramente alla liquirizia del colore del nero, a me tanto caro. Ecco, essere dark, che cosa vuol dire? Non penso ci sia un significato. Come no, lo cercavamo da tutta la puntata. È da un'ora che diciamo, adesso vi spiegheremo cosa vuol dire essere dark. Invece? Posso dirvi qualche impressione per quanto riguarda la cultura dark, ossia quello che la cultura dark rappresenta nel nostro immaginario. Certo. Dico soltanto che purtroppo per dark si intende una tipo di caratteristica umana o anche una precisa forma d'arte che faccia un riferimento chiaro o allusioni chiare a delle atmosfere dalle tinte scure. Quindi dark può significare anche tante altre cose, infatti, che a loro volta non sono necessariamente dark. Infatti, appunto, ecco, il termine cultura dark, per quanto riguarda il tedesco Schwarzszene, in portoghese cultura dark, spagnolo cultura oscura, ecco, è un termine usato per descrivere inizialmente semplicemente delle sottoculture, cioè culture che nascevano all'ombra, un po' underground. Sì, culture all'ombra di quelle più istituzionali. Quindi un significato meno specifico di quello che può avere il movimento gotico. Sì, sicuramente. Dark, ecco, forse per quanto riguarda alcuni esempi artistici, ci sono degli artisti, o almeno ce n'è uno in particolare, che è considerato effettivamente univocamente dark, che è Tim Burton, il suo cinema, o almeno alcune parti del suo cinema, come Nightmare Before Christmas, bello, e altri titoli della sua filmografia. Sì, a parte ecco la nascita come sottocultura, grosso modo negli anni Ottanta, il dark si è evoluto, si è inserito all'interno di tante altre culture che non necessariamente erano sottoculture, ma potevano essere anche a loro volta caratteristiche di culture poi divenute ufficiali. È rimasto sicuramente di quegli anni Ottanta come eredità il dark, soprattutto inteso come abbigliamento. Ci sono delle persone che... Tu come ti vesti, per esempio? Beh, sono abbastanza banalmente dark, nel senso che mi vesto di nero sicuramente quando ho da affrontare uno spettacolo o una situazione artistica. Ecco, perché no, questo non l'abbiamo ancora detto, appunto stavamo per dirlo, Mauro Petrarca. È un cantautore macabro e crepuscolare. Questo il suo sito ci racconta di lui. Che vuol dire essere un cantautore macabro e crepuscolare? Beh, mi rilascio a quanto detto in partenza, ossia che... definire qualcosa è sempre molto difficile. Mi definisco cantautore macabro proprio perché Gianluca Nicoletti, avete citato il suo programma Melog prima, mi ha dato questa definizione. Ma chissà perché. Senti, allora Mauro, allora, cantaci un verso di una tua canzone, appunto, che ci tu indica chiaramente. Tu hai composto il canzoniere macabro. Che tu e sei poi... più macabro che, diciamo così, solare, che è un'altra parola cara a Nicoletti. Un verso di una tua canzone, tanto così per far capire anche ai nostri ascoltatori chi sei. Sì, magari se per voi va bene, declamo i versi del brano Marta la Cornacchia. Perfetto. Sì. Allora, il brano è il primo del canzoniere macabro, recita: quando saremo entrambi abbastanza morti, e sconveniente sarà parlare di ciò che è bello,
senno di poi donerà noi il suo letto di terra. Che ballata mai cantiamo da mane a sera, stanchi di sentir gracchiar lo canto stridulo. Non ritornerai, nomade uccello, ritrovate ogni speranza voi che andate via. Ecco, questo era solo l'attacco del brano Marta la Cornacchia. Ma Marta la Cornacchia alla fine che fine fa? Alla fine sposa il signor Barnabo è morto e Marta la Cornacchia è in fin di vita, e dalla loro unione non si sa bene cosa nascerà. Si sa che però durante la celebrazione del matrimonio ci sarà qualche partecipante al matrimonio che dirà auguri ai figli morti. Ah, ecco, quindi le migliori tradizioni però, però assolutamente rivisitate. Senti, ecco, Mauro, ma però è scritto anche il canzoniere Melogmane, Mauro. Ah, sì? Sì. E perché a noi niente? Niente, perché, infatti. Vabbè, comincia un po' a montare l'irritazione. E una certa gelosia. Senti, però, ecco, Mauro, puoi promettere? Beh, non ti ispiriamo. Sì, no, il fatto è che ecco, non c'è nel canzoniere Melogmane alcuna forzatura. Comunque. Senti Mauro, io però sono sempre assolutamente interessata a quanto i prodotti, i panorami della nostra immaginazione poi hanno a che fare con noi. Te lo sei mai chiesto, ecco, come hai fatto a sviluppare un'immaginazione che avesse queste tinte? Beh, non so dirlo con esattezza, perché comunque è il frutto di assimilazione di libri, di film soprattutto, del terrore chiaramente. Uno su tutti, dice. Che è durata tanti anni. Ricordo semplicemente, ecco, forse nei primi anni della mia formazione, non necessariamente quella culturale, quella proprio umana, ricordo soltanto il non trovare divertimento in quelli che erano gli atteggiamenti, gli hobby o le usanze che davano divertimento ai miei coetanei. Metto sempre tristezza a Carlo, però Mauro, anch'io trovo più gioia in certe dimensioni melanconiche che non... Che tristezza, no, è così. Che tristezza. Io alle feste mi sento, ad esempio, mi sono sempre sentita molto, diciamo così, angosciata, depressa, laddove magari in un'atmosfera meno votata al divertimento istituzionale comunque mi sento più a mio agio. Grazie a Mauro Petrarca, veramente. Ciao, grazie Mauro, di essere stato con noi.